chi siete e che cosa producete? Je suis donc Nelly Chemali, voilà mon nom est là, et je suis productrice d'un président qui s'appelle Vegan Kishik El Khamir. C'est un produit qui était en train de disparaître. C'est un genre de blé fermenté sans produit laitier, ce qu'ils appellent du kishik. Le kishik, c'est un produit fermenté qui existe à travers tout le Moyen-Orient. On en a même trouvé dans les tombes des pharaons. Voilà. Facciamo fare una traduzione sintesi. Allora, lei rappresenta uno dei presidi del Libano, che è il keshek, che è un formaggio vegano che è creato dalla fermentazione del grano. Ed è un prodotto molto che si sta recuperando in tutto il Medio Oriente e sembra che sia stato trovato addirittura nelle tombe dei faraoni. Ed è formato tecnicamente da grano fermentato, senza aggiunta di latte o latticini. Le produit, le kishik existe au Moyen-Orient depuis le temps des pharaons et bien avant. Oui, je l'ai dit. Ok, très bien. Come siete arrivati qua a Torino in contatto con Slow Food? Avete già dei collegamenti con l'Italia? È la prima volta, la seconda? Et en 2004, Nicolas, j'ai oublié son nom, Nicolas, from Slow Food, est venu au Liban. Il a visité différentes régions, différents producteurs. Et nous sommes un des producteurs qui ont été choisis pour venir à Terra Madre pour le premier salon de Terra Madre. Et en 2006, on avait présenté ce produit pour qu'il devienne présidium. Et en 2006, juste avant la guerre et l'invasion d'Israël du Liban, on nous envoie un email que notre produit a été sélectionné pour être présidium. Donc voilà, donc on a ce produit est présidium depuis 2006. Voilà. Quindi nel 2004 il signor Nicola, non sappiamo il cognome, di Snow Food, è andato in Libano a visitare delle diverse regioni e loro sono stati selezionati per essere valutati come presidio eventuale. E appunto sono stati scelti come presidio e nel 2006 hanno avuto due giorni prima della guerra con Israele, è più importante, hanno avuto la consacrazione, diciamo, come presidio del Libano, di questo prodotto famoso, del formaggio. Una battuta su Torino, sul Piemonte. Puoi dire qualche cosa sul Torino, sulla Piemonte, sulla regione? Oui, je peux dire quelque chose de très important, à mon avis, pour Torino, le Piémont, l'Italie en général. Nous pensions que nous étions les rois, que nous avions la connaissance pour recevoir des amis. Mais vous nous avez appris comment recevoir. Voilà. Sì, ha detto che è un messaggio che vorrebbe dare non solo a Torino e al Piemonte, ma proprio a tutta l'Italia, che loro appunto come libanesi pensavano di essere i maestri nell'arte del ricevere, però quando sono venuti qua si sono ricreduti di questa cosa. Buon appetito in libanese, come si dice? Sahten a albak. Incontriamo il signor Gabriel Medin dell'Etiopia. A lui chiediamo che cosa offrono a questa edizione del Salone del Gusto di Torino. Che cosa esponete in questa edizione del Salone? No, basisa zgijitle menya qarra mindene yakarabachut. Narna yaskarawno betam torno. Ci abbiamo portato un po' di miele, dice. Stiamo facendo delle varie comunità miele dalla rete di miele. E come viene prodotto in Etiopia? Ci sono delle tecniche particolari? È diverso la produzione, la mielificazione da quella dell'Italia? Maru Etiopia sono detto non mettamertut, zi tale anche mi maratona zaga che mettamertut li yunneta allo wei, non detto non mettamertut, ma amra ciao zadei sono detto no. Niam namerto, io ti fotro sadu, io mi voclo, io ti fotro naccio, così io ti zorro ma namen naccio, tada, cattaccio, non numero. Ya, ma se noccio li yunneta allo, e nia ansale, e zi veltal. እንጂ ሌላ በእጽዋቱ ግን የኛ ይበልጣል የምናስባለን።
Cioè, naturalmente le api penso sono uguali, nel senso sarà diverso del colore questo italiano, anche questo etiopico, però anche il metodo, quello che usiamo noi, sarà molto antico e ancora rispetto in Italia siamo molto indietro, però alla fine il miele è uguale, nel senso abbiamo delle varie comunità, dei vari tipi di miele, però miele sono miele, nel senso anche italiano, etiopico, sarà ognuno, c'ha la sua, le cose belle. Come avete conosciuto il Salone del Gusto e Slow Food? Come siete arrivati? Ed è la prima volta che siete in Italia o siete già venuti? Prego, prego. Allora, non è tuo cacciuto in Nemegemera Gzino, non è tuo cacciuto. Mia tua nuaruacina, che bassina fudargo, e ne arruaccia al cet alenocci. Paolo, devo in ballo, no port. Lezano, gornata motto niagar, taucan, bazargano, sostegna amatacin nemetano. Dice grazie a Conapi, una cooperativa italiana, che sono venuto a visitare la nostra parte tramite Slow Food. E lì la terza volta adesso che veniamo a fare questo Terra Madre, però diciamo tramite loro abbiamo fatto formazione prima e poi ci hanno aiutato per arrivare in questo livello. Ci dice buon appetito in etiope? Malcam Mgwem demo Malcam Msa Wem Ibala lo Bitiope Abbavali Yalena. Mai Mgw Attakale. But I'm torno collu. No, forse per dire buon appetito da noi cambia anche l'orario, quindi quest'ora già adesso diciamo buona cena vuol dire ormai è tardi, quindi buona cena, quindi, come si dice? Melkamrat. Siamo con Francisco del Guatemala, gli chiediamo che cosa produce e che cosa offre qua a questa edizione del Salone del Gusto. Che cosa offrono, che cosa producono? Il prodotto che usted propone, produce in questo evento? In questo evento l'unico che trajimos è il cardamomo, il che lo tenemos ahorita para la venda, traemos en cuatro frases. Traemos lo que es el cardamomo molido, cardamomo en té y cardamomo en pergamino y cardamomo con café. Son cuatro. Il prodotto che abbiamo portato per questa manifestazione si chiama cardamomo, è l'unico che abbiamo portato ed è sotto quattro forme diverse. Il caffè aromatizzato al cardamomo, il vero e proprio seme del cardamomo, la spezia vera e propria per fare le infusioni e il tè. Quali utilizzi ha il cardamomo a livello alimentare? Cioè, oltre a aromatizzare caffè e tè, poi? Come si emplea il cardamomo a livello alimentare nella cucina? Para il tè, para il caffè, però para che más? Serve per también reforzare la salute, perché también quando uno tiene malestar de cuerpo, también aiuta pues para fortalecer el cuerpo. Ha effetti anche curativi appunto per il corpo, quando uno non si sente bene, per esempio ha proprietà curative a livello digestivo. Dove viene prodotto e quale, diciamo, qual è l'azienda, no? Quindi è solo lei, c'è altra gente? E come e dove si produce il cardamomo e chi è che lo produce? È una impresa o semplicemente su usted che lo produce? Bueno, el cardamomo se produce al norte de Guatemala, pegado de México, ahí donde se produce el cardamomo. Los que producen el cardamomo son campesinos. Entonces los campesinos están formados en una asociación y la asociación se llama Asipoy. Entonces esa asociación es la que produce ya lo que es el cardamomo ya en molido, ya hecho, para poder ya venderlo. Il cardamomo si produce tipico del nord del Guatemala che confina con il Messico ed è prodotto dai,
dalle persone, dai contadini che si riuniscono in associazioni e si occupano appunto di esportarlo, di produrlo. Ci dici buon appetito in guatemalteco? Lo puede decir que aproveche en su idioma, en guatemalteco. ¿Cómo se dice? Buen provecho. Sí, ¿cómo se dice en su idioma? En mi idioma, ni antioch. Ni antioch. Ajá, ni antioch en mi idioma. www.vt42.org